Qualcuno potrà legittimamente anche obiettare che lo stato della conoscenza scientifica su questo virus era lacunoso e ancora adesso non è pienamente soddisfacente, che gli scienziati stessi hanno espresso, abbiamo visto anche nei mass media, una varietà di posizioni e di opinioni. Ma una cosa è assumere a riferimento delle proprie decisioni le libere opinioni, altra cosa invece è assumere a fondamento delle proprie decisioni ricerche, studi approfonditi e quindi un principio di conoscenza scientifica, per quanto questa non sia ancora pienamente consolidata. La filosofia antica, da Platone ad Aristotele, distingueva la doxa, l'opinione, la credenza, quella anche alimentata dalla percezione sensibile, dall'episteme, che è la conoscenza che invece ha salde basi scientifiche. E direi imperativo categorico per un governo chiamato ad affrontare questa emergenza, una sfida così complessa, un governo che deve proteggere la salute, la vita stessa dei cittadini di fronte a una minaccia così concreta, così letale, porre a fondamento delle proprie decisioni non già le libere, anche mutevoli opinioni che si susseguono e che di volta in volta prevalgono nell'ambito dell'opinione pubblica, ma bensì le raccomandazioni frutto di meditate ricerche e riflessioni di qualificati esponenti del mondo scientifico.